ho aggiunto un altro cappello ai miei capelli, grazie ad Alberto, che come sapete quando Claudio Borghi ha così, rassegnato le dimissioni da vicepresidente di Asimmetria, rimanendo peraltro un eccellente amico, come sapete, come avete visto anche ieri, Alberto mi ha chiesto di prendere il posto di Claudio e io ho accettato molto volentieri. Il che dimostra ancora una volta la natura molto anomala di un'associazione come Asimmetria, perché io sono un giornalista, se vogliamo dirlo secondo le etichette tradizionali, di destra o liberale, oppure Alberto mi dice liberista, anche se possiamo, accetto anche questa qualifica, e lui, adesso gli rendo la pariglia, lui è un economista di sinistra, un po' comunista, statalista, ecco. E per cui in teoria non dovremmo stare assieme. In realtà, come abbiamo già avuto modo di spiegare, oggi secondo me nell'opinione pubblica italiana, ma non solo, c'è il vero crinale non è tra destra e sinistra, il vero crinale è tra chi cerca di capire la realtà per com'è e cerca delle soluzioni che siano diverse da quelle classiche, perché è consapevole che i meccanismi di condizionamento a cui noi siamo sottoposti sono molto particolari, sono molto sottili e sono raramente intellegibili dal pubblico, e poi c'è chi invece resta nel solito schema destra-sinistra, industria-sindacato, eccetera. Ma non è di questo che stiamo parlando. Il tema è il mio cavallo di battaglia da sempre, è quello dei media. La volta scorsa a Roma, credo ci fossero quasi tutti, ho parlato di spin e di frame, non toccherò questi argomenti anche perché oggi io sono quasi in veste più di moderatore che non di oratore, ma parlerò un po' di un paio di spunti e poi lanciare il dibattito su quelli che secondo me sono un paio di aspetti delicati del modo di fare informazione. E mi riaggancio a quel che ad esempio Gavronsky ha citato prima, e ne ha citato vagamente anche Salvini ieri, è quello della subordinazione culturale, o chiamiamola così con un gergo calcistico, la sudditanza psicologica, no? Quando ci sono le partite che una squadra gioca male, dice beh, giocava a casa della Juve e del Milan, ha perso la Juve con me. Fai l'esempio del Milan. Ecco, va bene. Oppure l'arbitro non ha dato il rigore contro la Juve perché era in scatto di sudditanza psicologica, no? Che vuol dire tutto e niente. La sudditanza psicologica esiste anche nel mondo dei media. E cosa esiste? Io non ti confesso, io non credo alle teorie. Quando leggo intanto sul mio blog arrivano commenti o su Twitter i giornalisti corrotti, i giornalisti che sono venduti o i giornalisti che accettano di fatto una censura. Questi sono meccanismi molto semplicistici, non accade così. Noi giornalisti siamo animali sociali e come voi, come qualunque sia il vostro mestiere, voi sapete che nel vostro mestiere ci sono delle regole. Ognuno, se vuole essere accettato dall'ecosistema in cui vive, sa fino a che punto può portare la sua critica al sistema. E ognuno di voi sa benissimo qual è la chiacchiera che può fare in confidenza l'amico collega di fronte a una birra la sera e quel che può dire in una riunione di lavoro. E i giornalisti sono sottoposti allo stesso tipo di condizionamento. La mia esperienza insegna, io ho iniziato giovanissimo a fare questo mestiere con Montanelli, la mia esperienza insegna che fino a che tu sei giovane, sei nei ranghi bassi, puoi permetterti di avere una certa disinvoltura. Quando incominci la carriera, se tu sei giustamente ambizioso, tu sai che per raggiungere certi livelli di carriera dovrai capire quali sono i codici che il mondo che determinerà la tua carriera, che non è solo di merito giornalistico, anzi raramente è di puro merito giornalistico, e di relazioni con l'editore, di relazioni con la politica, con relazioni con l'industria, con relazioni con i poteri sovranazionali. Quando tu capisci questo, tu automaticamente tendi ad adattare il tuo, e sei molto ambizioso, tendi ad adattare il tuo discorso a quelli che sono i codici che ti permetteranno di andare avanti, oppure tua libera scelta che io ho fatto 20 anni fa, di restare un pensatore libero. Se tu vuoi andare avanti, inevitabilmente adatterà il tuo discorso a quelle che sono le aspettative dell'ecosistema che può determinare l'avventura del tuo paese, della tua carriera. E questo in un contesto che è abbastanza paradossale. Cioè, se oggi noi leggiamo la stampa, pensiamo soprattutto quando c'era Berlusconi, c'era una forte dialettica, no? Sinistra contro destra, il Fatto Quotidiano era anti-berlusconiano, il giornale era un filo berlusconiano, oggi c'è un giornale di sinistra che è La Repubblica, c'è un giornale di destra che è Libero, ci sono giornali che sono...
e a volte sono delle critiche anche molto forti al sistema, ma rientrano in uno schema preconfezionato, in uno schema logico predefinito. Qui io posso essere molto duro con la sinistra perché ho le spalle coperte a destra e viceversa. Il problema, tornando alle ragioni anche di asimmetria, è che questo tipo di schema non basta più. Se io oggi voglio spiegare come nasce la crisi dell'euro, voglio spiegare come si governa davvero, come non si riesce più a governare l'Italia perché ha perso la sua sovranità, se voglio spiegare come nascono le leggi sovranazionali che hanno un effetto a cascata su tutti i paesi, se voglio spiegare cos'è davvero la BCE, se voglio spiegare cos'è davvero il Fondo Monetario, cos'è questa misteriosa troica e perché ha tutto questo potere, io devo uscire da questi schemi. E per uscire da questi schemi devo fare delle analisi molto coraggiose, devo essere uno sottile, devo essere uno che ha relazioni e che antepone l'insegnamento, il proprio dovere di giornalista. Io informo perché voglio spiegare al mio lettore che cosa accade davvero a qualunque altro calcolo di opportunità politica. Questo solitamente non accade. Tutto quel che esce dallo schema precostituito non viene recepito e viene gestito con imbarazzo da chi ha il potere di decidere se un articolo esce o non esce, proprio perché ai direttori si rendono conto che toccare con la dovuta sincerità, con la dovuta onestà intellettuale, questo tema significa toccare tasti troppo sensibili. Per cui si fa un passo indietro. E per cui si tende a rifugiarsi nel luogo comune, nel ripetere le verità, i dogmi, in modo costante. Questo è un problema molto, molto importante, fondamentale, che spiega il comportamento di conformismo di larga parte della stampa. Il secondo aspetto, ci sono delle dinamiche nostre, ad esempio un aspetto interno di un giornalista è il terrore del buco, cioè la notizia che il concorrente ha e che tu non hai, e che comporta il fatto che io, se devo scegliere tra una bella notizia importante che solo io avrò e che per darla devo sacrificare o ridimensionare un'altra notizia che tutti daranno con enfasi, 9 giornalisti su 10 sceglieranno di dare la seconda notizia, quella che tutti hanno, per evitare che il giorno dopo il direttore ti chiami e ti dica: ma perché il Corriere ci aveva questa notizia e noi l'abbiamo data a 2 colonne in basso a destra? E questo genera rafforza il conformismo. Il terzo punto, e poi passo la parola ai nostri ospiti, sono i meccanismi psicologici. Noi viviamo tutto in economia, nell'informazione, nel consumo, nel nostro comportamento elettorale, condizionati innanzitutto da meccanismi psicologici, collettivi, di cui non siamo consapevoli. Quando io faccio le lezioni all'università, faccio una domanda classica agli studenti, chiedo: quanti di voi hanno votato? E si alzano quasi tutte le mani. Poi gli chiedo: quanti di voi avete votato in modo convinto o con una ragione forte? E si alzano ancora tante mani. Poi terza domanda chiedo: quanti di voi, avendo scelto un partito, hanno letto e ragionato il programma, letto con attenzione il programma del partito che avete scelto? Si alzano 4-5 mani. Allora dico: ma la vostra che scelta è stata? Non è stata una scelta razionale. È stata una scelta basata su valori che non sono razionali, sono valori emotivi, sono ricerca di affinità culturale, ricerca di empatia con il leader, ricerca di appartenenza. La gente vota per queste ragioni, non perché analizza in maniera razionale, credibile e autorevole i programmi dei partiti. E così funziona l'informazione, così funziona il vostro comportamento se voi andate a comprare qualcosa in un supermercato, così funziona tutto. E questo aspetto viene sistematicamente sottovalutato, anzi quasi mai affrontato, sia dai professori all'università, perché nelle facoltà di comunicazione non c'è un corso di psicologia, non c'è nelle facoltà di economia, e men che meno i giornalisti sono attenti a queste dinamiche. Però, e qui chiudo, chi sa usare queste tecniche anche psicologiche ha un vantaggio asimmetrico molto forte e riesce a rafforzare la visione del mondo che lui ritiene di dover proporre senza mai essere accusato di orientare / manipolare l'opinione pubblica. Qui siamo a livello di analisi molto sofisticato, però se non tieni conto di queste variabili tu non capirai mai da me davvero come si governa il mondo e come davvero l'informazione viene diffusa a noi tutti. Allora, io mi fermo qui.
il mio giudizio è molto severo sulla stampa, cioè il mio giudizio è, se io dovessi essere da professore, metto il cappello da professore, ma neanche un vero professore, io sono un professore così, costante ma occasionale, io darei stampa bocciata. E allora giro la domanda un po' provocatoria al collega Stefano Feltri, come sapete scrive sul Fatto Quotidiano, che è un quotidiano d'opinione, e allora vediamo se lui condivide questo mio giudizio sulla categoria e poi magari se ci dà qualche considerazione riguardo il suo modo di fare giornalismo o magari qualche problema che ha visto nella sua, nel suo quotidiano. Buongiorno a tutti, grazie intanto dell'invito ad Alberto e ad Assimetrie. Sono molto d'accordo con questa analisi, soprattutto nella parte sul giornalista come animale sociale che in qualche modo deve accettare le regole dell'ambiente in cui opera e quindi c'è una tendenza all'uniformità che spesso è dovuta, questo io aggiungo una componente a quello che diceva adesso Foa, è dovuto anche al fatto che i giornalisti italiani tendenzialmente non sono preparati ad affrontare temi molto complessi, cioè nel senso che il giornalismo italiano continua ad avere tutt'oggi una matrice politica, cioè il giornalismo è un altro pezzo della politica, è un modo di interloquire col potere, non è mai davvero stato e non lo è tuttora un modo per raccontare la realtà ai lettori. Questo secondo me è una debolezza strutturale che si vede su moltissimi temi, soprattutto su quelli economici, dove appunto i giornalisti economici in Italia di solito si sono trovati a occuparsi di economia un po' per caso, e se voi vedete la stragrande maggioranza del giornalismo economico è giornalismo diciamo di copertura delle notizie, cioè c'è il giornalista che segue tutta la carriera all'Italia e diventa un pezzo diciamo della struttura di comunicazione di Alitalia, quello che segue la Fiat è un pezzo della filiera Fiat. È raro quello che si vede nei giornali anglosassoni, per esempio, in cui è un giornalista che deve fare, mettiamo, il corrispondente da Bruxelles, viene mandato per alcuni mesi a studiare le cose di cui si dovrà occupare, in maniera che poi da poterne trattare con competenza, magari si fa un anno sabbatico in un'università e fa un master. Questo in Italia non succede. Detto questo, quindi, diciamo, questo è il materiale umano di cui anche noi in qualche modo facciamo parte. C'è una cosa che io tengo a dire davanti, insomma, vista la vostra platea e visto che mi trovo spesso a interloquire anche su Twitter o su blog con i fan di Alberto, che io rivendico di aver con convinzione fatto scrivere sul Fatto proprio, e questo devo dire è un caso in cui la domanda genera l'offerta, nel senso che c'era una domanda nel nostro pubblico di un approccio più critico, più drastico, e Alberto con i suoi articoli la soddisfa appieno, quindi in questo senso, se c'è la domanda, poi si esce anche un po' dal conformismo, quindi questo è una cosa assolutamente che bisogna dargli atto ad Alberto di essere riuscito a rompere un po' l'uniformità di dibattito. Detto questo, però, voglio dire una cosa importante, cioè nella copertura della crisi in questi anni noi ci siamo trovati, scrivendone, davanti a una specie di bivio, cioè ci sono i pezzi di cronaca e ci sono i pezzi di opinione. Molto di quello di cui si discute qui non può entrare nei pezzi di cronaca per una ragione molto semplice, cioè se anche il cronista è radicalmente scettico sull'euro, questo non è il mio caso, lo dico, io non sono così scettico, non può, come dire, dare per scontato che questo suo bias, direbbero gli economisti, debba trasparire in quello che scrive. Cioè, detto in maniera esplicita, se uno racconta quello che ha detto Barroso, deve prendere Barroso sul serio, non può dire, il dibattito sulla flessibilità, cioè tutti voi che seguite queste cose sapete di quale cosa ridicola stiamo parlando, cioè, o il piano di Juncker da 300 miliardi, non sono esattamente, cioè, diciamo, se uno li prende sul serio dice la flessibilità è una cosa interessante, discutiamo, e poi vai a vedere, si tratta di uno 0,1 di differenza tra l'Italia, le richieste italiane e quelle europee, insomma, però non si può lasciare che questo bias determini il modo in cui si scrive l'articolo, perché altrimenti si scade in una cosa in cui ogni intervento, ogni riforma va, diciamo, ridicolizzata, ogni taglio di spesa va messa la postilla, però Blanchard ha detto che i moltiplicatori sono sbagliati e quindi bla bla. Cioè c'è un tipo di lavoro giornalistico che, diciamo, in qualche modo deve prescindere dalle convinzioni che ci sono dietro, e la grossa parte di dibattito culturale, accademico, anche di divulgazione, deve stare fuori, cioè Krugman, per stare, diciamo, un esempio internazionale, può scrivere quello che può scrivere, ma il cronista del New York Times che racconta i dati sul mercato dell'auto americano, sul mercato immobiliare, non può scrivere come se fosse Krugman, perché
nessun direttore, diciamo, responsabile pubblicherebbe quei pezzi così. Quindi il tipo di analisi che giustamente viene fatto, diciamo, ai margini del sistema mainstream, come il sito di cui si parlava prima, Voci dall'Estero, è un tipo di lavoro diverso, diciamo opinionated, il cronista non può fare quello, cioè per cui quando si va per esempio a seguire un vertice a Bruxelles, anche il giornalista più critico, ce ne sono tanti anche tra i corrispondenti a Bruxelles che negli anni sono diventati anche un po' per reazione all'euroburocrazia molto duri, non possono inserire le opinioni nel dibattito, nei loro articoli. E questo secondo me è una cosa di cui voi dovete tenere conto, cioè, questo lo dico diciamo, in maniera un po' difensiva, quando ci sono queste violente polemiche anche su Twitter, il giornalista non è l'editorialista, questo è un punto. Però e qui arriviamo alla questione che giustamente sollevano occasioni come questa, cioè se il dibattito che c'è dietro è estremamente complesso e c'è una grossa parte di intellettuali, politici e opinionisti che mette in dubbio diciamo, le fondamenta di quello di cui si sta discutendo, cioè davvero noi dobbiamo prendere sul serio l'austerità e parlarne come se credessimo che le riforme strutturali sono la via di uscita dalle cose? Allora, questa è un'obiezione fondata, cioè se davvero le questioni sotto sono così serie, allora tutta la narrazione che è costruita sopra rischia di essere irrilevante come le discussioni sulle correnti interne del Partito Democratico, cioè quelle cose un po' impalpabili che alla fine non hanno poi una presa vera, cioè non è quello il tema. Allora, si arriva secondo me al punto che io vedo diciamo strutturale di fondo più grave di quello che sta succedendo. Cioè, io quello di cui mi sono convinto occupandomi di questa roba da 3-4 anni è che ormai delle questioni europee, dell'euro, eccetera, praticamente non si può più discutere. Perché? Ma non perché ci sono delle certezze dogmatiche, ma perché il livello di perversione delle regole è diventato tale che non sono più portabili nel dibattito pubblico. Cioè, se voi guardate la dialettica tra governo italiano e Commissione europea sulla legge di stabilità, non è traducibile ai lettori italiani se non per slogan, cioè Katainen insulta, Katainen boccia la manovra, il governo Renzi reagisce e sfida la burocrazia, Barroso sbugiarda Renzi e Renzi replica dicendo voi burocrati a Juncker. Cioè, questo però non è il dibattito, cioè, se voi leggete le lettere che sono scambiati i due paesi, cioè scusate, l'Italia e Bruxelles, non sono né argomentate e né diciamo comprensibili. La lettera di Katainen sostanzialmente diceva dovete spiegarci perché deviate dal pareggio strutturale di bilancio, e già io vorrei sapere quanti cittadini europei sanno che cos'è il pareggio di bilancio strutturale e il deficit strutturale in che cosa è diverso dal deficit nominale, e già vorrei sapere quanti sanno la differenza tra deficit e debito, ma diciamo ammettiamo che sappiano almeno le cose basic, che sanno cos'è il deficit, cioè. Ma quando uno poi va a vedere, Katainen chiede questo, il governo italiano risponde, vabbè, volevate 0,5, famo 0,3 e siamo a posto, cioè, questo è il livello del dibattito, no? Allora, cioè, poi uno va a vedere, sì, ma questo è, e noi giornalisti ci troviamo a raccontare questo tipo di cosa che non possiamo non raccontare perché c'è nel rumore di fondo questo. Se poi uno va a vedere di cosa stanno parlando, il deficit strutturale che si calcola sulla base dell'output gap, l'output gap che si calcola sulla base di una formula assurda che prevede che la Spagna abbia come tasso di disoccupazione nominale in condizioni diciamo di equilibrio il 21%. Cioè stiamo parlando di cose che richiedono tali prerequisiti che è difficile, come dire, occuparsene, perché cioè, io vorrei sapere anche lì in che modo si porta nel dibattito pubblico il tasso di disoccupazione ottimale, di equilibrio che non genera inflazione, è complicato. Ma se poi queste regole sono costruite in maniera volutamente, questa è la mia idea, sono costruite in maniera così volutamente complessa dal punto di vista tecnico da renderle alla fine discrezionali e quindi politiche, si chiude il cerchio, perché allora davvero è giusto raccontare queste cose come Barroso che sfancula Renzi e Renzi che replica tono, perché se il merito diciamo tecnico è incomprensibile, cioè guardate il fiscal compact abbiamo detto per anni che avrebbe portato aggiustamenti da 50 miliardi, questo perché se uno guarda gli obiettivi dichiarati del fiscal compact, quelli sono, poi se uno va a vedere come viene applicato,
è tutto discrezionale. Quindi si può chiedere 50 miliardi come si può accontentarsi di 4, ci sono diversi livelli di regole che si sovrappongono, c'è il six pack, il two pack, l'aggiustamento, l'MTO, il medium term objective, cioè è una cosa che non è compatibile con un dibattito democratico, almeno questa è la mia opinione, e questo complica il lavoro del giornalista perché lo rende una via di mezzo tra il divulgatore e l'analista, che però deve anche raccontare la superficie, perché non si può davvero fare una... Cioè, io, diciamo, come molti di relatori qui, siamo abituati alle logiche dei programmi televisivi. Voi provate in un programma televisivo da Santoro a Piazza Pulita a dire perché l'output gap è il vero problema, perché in effetti il calcolo della cosa non considera fattori rilevanti, il peso della recessione calcolato male. Cioè, il conduttore... diciamo, se siete fortunati non vi picchia, però sicuramente vi toglie la parola nel giro di 4 secondi, quindi non è divulgabile. Questo secondo me è la vera ipoteca che c'è sul dibattito europeo, per cui alla fine qual è la conseguenza di questo? Che prevalgono nel dibattito pubblico solo posizioni estreme, solo posizioni, diciamo, apodittiche, per cui anche quando si fanno i panel dei dibattiti televisivi ci vuole quello che dice che bisogna uscire dall'euro, quello che dice che è tutta colpa degli italiani spreconi, tutta colpa dei greci, però siamo sempre lì, cioè non è come quando, se vedete quei programmi terrificanti del pomeriggio, non so, c'era l'Italia sul 2, no, tutte quelle cose lì, vogliono sempre uno che dice che il problema è la burocrazia, poi quell'altro che dice che le imprese pagano troppe tasse e finisce lì, è un teatrino, sì, non è un dibattito, non è una cosa comprensibile. E questo, secondo me, è la vera questione. Poi, come diciamo, si è accennato prima, c'è una questione di spin più sofisticato, cioè la comunicazione sulla crisi non è manipolata perché non c'è il grande complotto, non è vero che anche quelli, diciamo, con le posizioni più estreme sono al soldo di qualcuno o di qualcun altro, questo succede, almeno la mia percezione, su altri temi. Cioè, per esempio, nel dibattito sull'energia, lì guardate un po' chi scrive sulle riviste aziendali, di quali aziende, chi è i lobbisti di Gazprom, eccetera. Lì girano soldi. Sulla macroeconomia o questo tipo di dibattito non c'è quel problema della corruzione spicciola. C'è un problema di spin, cioè di orientamento del dibattito. A me ha veramente impressionato, ho trovato inquietante, la comunicazione sugli stress test e sul comprehensive assessment della BCE. Quante banche italiane sono state bocciate dall'esame europeo? Allora, la risposta giusta, 10. Ammesso che sia giusta, è 2. Perché sono state bocciate, diciamo, alla fine dell'esame europeo, solo 2 banche devono ancora raccogliere risorse, che sono Monte dei Paschi di Siena e Carige. Ammettiamo che, anche qui, perché Monte Paschi deve raccogliere soldi? Perché in uno scenario di stress molto estremo, che la Banca d'Italia dice che ha probabilità di materializzarsi pari a 0, la Monte dei Paschi in quel caso avrebbe un problema di 2 miliardi e 100. A parte che la Banca d'Italia ha detto una cosa che così poteva essere rilevante nel dibattito pubblico, cioè che ogni paese si è calcolato il suo scenario di stress, per cui la Banca d'Italia non sa come i tedeschi sono calcolati il loro scenario di stress, per esempio. Allora, queste sono minuzie, vabbè, diciamo che sono minuzie. Voi guardate i giornali internazionali, il risultato era 9 banche italiane hanno fallito gli stress test, perché questi deficienti della comunicazione della BCE, cosa hanno fatto? Hanno fatto 3 esami diversi comunicando come se fossero uno solo, per cui le banche italiane avevano dei problemi sul bilancio 2013 di cui sono state rese consapevoli, nell'arco dell'anno hanno fatto gli aumenti di capitale o le loro cose e alla fine sul bilancio, sui numeri veri, non avevano più i problemi, avevano i problemi negli scenari di stress. Allora, se voi leggete Bloomberg, Reuters, Financial Times, eccetera, per una settimana il tema è stato le banche italiane al centro di una nuova crisi, che io sono anche d'accordo che le banche italiane fanno schifo, ma non è vero che 9 banche non hanno passato l'esame europeo, perché quelle banche hanno fatto quello che dovevano fare. Questo secondo me è un caso molto chiaro di spin, cioè di dibattito condizionato in maniera più o meno, non ci sono regie dietro queste cose, però... Diciamo, qual era il risultato ottimale del dibattito sugli stress test e di questa cosa che agitava molti mercati? Che ci fosse alla fine un colpevole, un puntaspil, qualcuno con cui prendersela. Alla fine si è trovata questa sintesi della narrazione degli stress test per cui l'Italia era il problema. A questo sono questi quei casi che legittimano una certa diffidenza su queste cose, come per esempio il dibattito su Juncker.
è un altro caso in cui la comunicazione sulla crisi, su quello che succede, è strano. Cioè, perché adesso ci si accorge che Juncker è stato il capo di governo di un paradiso fiscale al centro dell'Europa? Cioè, quando a maggio si discuteva di Juncker, le critiche non erano su questo, erano sul fatto che era un ubriacone, cosa che probabilmente è anche vera, ma che è meno rilevante del fatto che uno che è stato il capo di un paradiso fiscale va a occuparsi dell'armonizzazione fiscale in Europa nel momento più delicato in cui qualcosa si muove. Però il Financial Times, che in questo ha dimostrato di essere un giornale molto italiano, molto, diciamo, poco anglosassone, ha fatto la campagna che voleva Cameron prima dell'estate, perché chiaramente non era credibile un giornale inglese che dice che se la prendesse con un paradiso fiscale, perché cioè, come fa Cameron a contestare arbitraggi fiscali a Lussemburgo quando la Gran Bretagna fa le stesse cose, solo che essendo più grossa non riesce a fare bene? Allora, questi sono casi in cui il dibattito sulla crisi effettivamente è orientato e un po' manipolato, e diciamo un nostro ruolo di giornalisti della periferia, se ha un senso, è segnalare queste cose, non andare solo a rimorchio. Cioè, io quando sono stato a raccontare il caso Juncker, io ho fatto un pezzo per dire: ma si può chiedere le dimissioni a Juncker? La risposta è no, perché quando l'hanno eletto lo sapevano come adesso che quello guidava un paradiso fiscale. Quindi c'è stato un condono morale su Juncker in cui si è detto: beh, facciamo finta di niente, andiamo avanti, eccetera. Quindi questo, secondo me, è diciamo, sono i due aspetti. Il terzo, e poi chiudo, è il modo in cui lavorano i giornalisti italiani. Questa è una cosa che voi da fuori non potete percepire, ma che, diciamo, si vede là dentro. Vi racconto solo in estrema sintesi come funziona un vertice a Bruxelles. Il Consiglio europeo, si riuniscono i capi di Stato e di Governo, c'è questa enorme sala stampa che è l'ingresso del Palazzo di Giusto Lipsius, e i giornalisti italiani vegetano lì per ore, a volte per giorni, aspettando che qualcosa succeda. Allora, quelli più attivi, proprio molto dinamici, cercano di fermare nei corridoi, nelle cose, i diplomatici, gli sherpa degli altri paesi per incrociare le versioni. Magari parli col finlandese, di solito c'è Alexander Stubb, che è il primo ministro degli affari europei, adesso premier, sempre in giro, quindi con lui si parla facilmente. Ci sono i greci, Samaras, insomma, ci sono alcuni paesi che sono molto più aperti. Il giornalista italiano medio aspetta che arrivi Filippo Sensi. Cioè, Filippo Sensi è il portavoce di Renzi. A un certo punto Filippo Sensi esce, arriva, raduna i giornalisti italiani e dice: no, perché è stato un confronto molto duro, ma Renzi si è imposto sulla Merkel. E poi leggete questi Riccardo chiede quanti giornalisti italiani sanno l'inglese. La risposta è molto pochi, ancora meno sanno il francese, questo e quindi a Bruxelles sono le due lingue di lavoro, diciamo. Allora, questo cosa fa sì che voi leggete queste retroscene in cui una volta la Merkel chiama Renzi il Matador, una volta dice lo scontro è stato violentissimo, ricordate il vertice di Ypres? Il vertice di Ypres era incredibile perché c'era il sottosegretario di affari europei Sandro Gozzi che diceva: non c'è stato nessuno scontro, tanto che poi hanno posticipato di 2 ore. Vabbè, Renzi aveva finto uno scontro con la Merkel, ma delle minuzie, giusto per far vedere che, diciamo, c'era lui sì che teneva testa al potere. E sui giornali internazionali, fate un confronto, dopo un vertice europeo guardate il Financial Times, che è il giornale, diciamo, internazionale più attento alle cose europee, e guardate i giornali italiani. Tendenzialmente quello che c'è sui giornali italiani non esiste sugli altri giornali, non esiste. Ma proprio non è che è una breve, non esiste, perché non è mai successo. Cioè, noi se voi leggete i giornali italiani, noi abbiamo ottenuto la flessibilità almeno 20 volte. Abbiamo ottenuto lo scomputo degli investimenti al patto di stabilità, abbiamo ottenuto, cioè tutto abbiamo ottenuto, tutto. Ma non esiste questa cosa. Allora, questo è un problema, il fatto che la copertura dei giornali italiani funziona un po' con i corrispondenti a Bruxelles, che sono bravi e tendenzialmente di solito sono parecchio incazzati anche, e poi con gli inviati al seguito del Premier. Cioè, quando va Renzi a Bruxelles non ne scrive il giornalista che sta a Bruxelles, ne scrive il giornalista che sta a Roma. Vabbè, se non faccio i nomi direttamente dei colleghi, ma ne scrivono i giornalisti che sono addetti a seguire il Presidente del Consiglio, che hanno rapporti o col Presidente del Consiglio o col suo staff. Questo è un grosso problema, perché crea un rumore di fondo che è difficile da superare, perché i vertici di Bruxelles sono fatti di sfumature, non c'è quasi mai, tranne che in situazioni drammatiche, diciamo, vita o morte. Devi spiegare la politica europea, come non c'è mai che il governo fa una cosa, fa fallire l'Italia o la salva, tutte sfumature, e questo diventa complicato. Quindi si crea un meccanismo di rumore di fondo complicatissimo. Questo, e chiudo veramente, una cosa che mi ha impressionato, è successa una cosa l'altro giorno, giovedì, che io ho trovato molto rilevante, sarà che ci ho fatto un libro su queste cose, ma che a me interessava, è uscita la lettera che la BCE aveva mandato all'Irlanda nel 2010.
questa lettera era interessante perché Trichet, che è un pasticcione, diceva all'Irlanda: se voi non fate, non chiedete la troica, io vi tolgo i finanziamenti di emergenza, questa linea ELA, alla banca centrale irlandese, che era quella con cui teneva in piedi il sistema finanziario irlandese. E Trichet diceva: Se voi non solo dovete chiedere la troica, dovete anche mettere, diciamo, la garanzia di Stato sui debiti bancari, in estrema sintesi, che è la cosa che ha portato il debito pubblico dell'Irlanda dal 60 al 120% circa, insomma 114, quello che è. Adesso sta un po' scendendo. Questa notizia, che a me interessava perché, cioè, chiariva il fatto che in quella fase la BCE era andata molto oltre il suo mandato e che Trichet, che è meno bravo di Draghi in queste cose, ha fatto un'enormità di casini, perché è riuscito a spendere un sacco di soldi con il programma di acquisto di titoli di Stato, senza lasciando le situazioni peggiori di come me l'aveva trovata, eccetera. Questa cosa sui giornali italiani non è stata riportata. Vabbè, l'ho riportata io perché mi piaceva, però non è stata riportata da nessuno. Il Financial Times ci ha fatto un pezzo e un commento, perché era rilevante. Ora, si poteva anche discutere del perché la BCE decide di renderle pubbliche adesso, perché è un modo per Draghi per fare pressione, cioè è un modo per, appunto, influenzare il dibattito. Questa cosa non c'è. Perché? Perché tutti in realtà cosa hanno fatto? Non solo ripreso, neanche guardando la conferenza stampa di Draghi, perché se ne è parlato parecchio a Francoforte, hanno guardato i lanci dell'ANSA su Draghi che diceva: fate le riforme strutturali. E c'erano titoli quasi pronti alle riforme, quasi pronti al quantitative easing, che non esiste, un'altra cosa che non esisterà mai probabilmente, però così appassiona molto. E diceva: Draghi ricompatta il board della BCE. Perché c'era uscita un'indiscrezione in cui il board si era spaccato. Vabbè, cioè, qual è delle due cose la più rilevante? Se uno segue il flusso, diciamo, delle notizie, l'Irlanda non la vede, se va nel merito vede l'Irlanda. Questi sono i problemi da raccontare la crisi, che, come vedete, in buona parte prescindono che uno sia euroscettico, euroentusiasta, eccetera. Io sono meno scettico di tanti di voi qua dentro, perché alla fine credo che abbia più senso, cioè, come dire, che la storia sia più forte dell'economia in qualche modo, però queste sono opinioni personali che non influenzano il mio lavoro praticamente mai, cioè se devo scrivere un commento forse sì, ma se no non è quello il tema, e sono queste questioni più complesse che, diciamo, sappiatele, così avete una griglia di lettura quando guardate i giornali. Grazie. Grazie Stefano, è stata un'esposizione sincera, appassionata, e una piccola osservazione. È emersa la parola spin, provate a ripensare a quel che ha detto Stefano e capirete come dietro a queste operazioni, sia italiane che estere, ci sono gli spin doctor che sanno come far passare il messaggio. E i giornalisti, siccome non sanno conoscere le tecniche degli spin doctor, ci cascano sistematicamente. Su questo piccolo inciso, La parola a Riccardo Pognisi, che insegna all'Università di Pavia, ma è anche uno dei redattori di lavoce.info, cioè ovvero coloro che cercano inutilmente di far concorrenza ad Alberto Bagnai. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Più vicino, molto bene. Allora, ringrazio Alberto Bagnai per questo molto gradito invito e ringrazio Asimmetrie. Sono molto felice di parlare qui e per una volta, diciamo, parlo di argomenti su cui faccio ricerca, perché in realtà dal punto di vista divulgativo evidentemente uno si occupa di macroeconomia, di finanza pubblica, di euro eccetera eccetera, ma di fatto io come ricerca, cioè come econometria, come roba noiosa, PDF, pubblicazioni, io lavoro sul ruolo politico dei mass media, cioè la roba che faccio io è misurare dal punto di vista empirico la posizione politica dei mass media, da destra, da sinistra, quello che volete. Allora, io vorrei trattare le cose che hanno detto Marcello e Stefano, chiamando per nome come fa Berlusconi, così dice Marcello Foa e Stefano Feltri, sono state tutte cose molto interessanti. Io vorrei parlare di 6 punti molto velocemente, però prima vi do i titoli di quello di cui vorrei parlare. Vorrei parlare di domanda e offerta, vorrei parlare di diversi mezzi di comunicazione, vorrei parlare del tema della credibilità, vorrei parlare del tema della concorrenza, vorrei parlare di bias e poi vorrei parlare di Filippo Sensi, che è stato, insomma, anticipato da, avete capito da Stefano, mannaggia, ma proseguo su questo tema. Avete allora capito che salteremo il pranzo? Perché siamo No, sto breve, twitto, sto corto. Ok, allora, c'è questo tema secondo cui le
le persone si dividono sulla base della loro posizione ideologica su un segmento, da destra a sinistra, destra, sinistra, centro, eccetera, eccetera. Vale lo stesso anche per i mass media. E, però perché i mass media sono a destra, a sinistra, al centro? In realtà, secondo la teoria economica, ci sono due lati del mercato da considerare. C'è il lato della domanda e il lato dell'offerta. Stefano ha fatto l'esempio prima, c'è domanda per le cose che scrive Alberto. Molto bene, anche il fatto decide di dare ospitalità ad Alberto oltre al suo blog. Quindi se c'è una domanda, se ci sono persone che di destra vogliono leggere contenuti di destra, ci sarà offerta di contenuti di destra e così via per la sinistra. Quindi è un mercato e va bene così. È un mercato, ha anche un intervento pubblico perché ci sono dei sussidi dati ai giornali, ma conta la posizione di chi compra o di chi guarda. Dall'altro lato c'è anche il lato dell'offerta. Qualcuno può decidere di mettere su un blog, mettere su una televisione, perché è di destra o di sinistra e vuole spingere il suo pensiero di destra o di sinistra. Esempi italiani, c'è Berlusconi che tendenzialmente è di destra e spinge da un certo punto di vista, almeno prima del patto del Nazareno, un'agenda di destra. Dall'altra parte c'è Murdoch che è un tizio australiano abbastanza di destra e in effetti Fox News è di destra e The Sun in Inghilterra è di destra, tranne quando nel momento in cui ha voluto sostenere Blair, ma subito dopo che ha sostenuto Blair ha detto we won, cioè aveva vinto lui, aveva fatto vincere Blair grazie al suo sostegno. Secondo punto, diversi mezzi. Ci sono diversi mezzi, hanno una potenza diversa, quindi il tema è l'influenza, la persuasione. Avete la televisione, avete i giornali e avete i blog. L'idea è questa, che in realtà l'elite, cioè le persone informate, leggono i blog e leggono i giornali, ma sono una minoranza. Dal punto di vista degli effetti massicci dei mass media, l'effetto grosso è la televisione e neanche i talk show. Perché i talk show, se voi andate a vedere i dati Auditel, che sono molto divertenti perché sono 5.000 persone osservate minuto per minuto in quello che fa, 5.000 famiglie, scusate, ma in realtà i talk show, voi li guardate perché io li guardo perché siamo fanatici di politica, ma fanno il 10% di share, non fanno il 90%. L'altra gente si guarda un serial televisivo, si guarda una serie televisiva. Questo è quanto. Da dove prendono le notizie la gente con 2G? Dai telegiornali. I telegiornali sono la fonte più importante. Quella, il controllo dell'agenda è sui giornali, sui telegiornali, scusate. I giornali hanno l'influenza dovuta al fatto che hai tempo per scrivere delle cose e c'è poi un effetto gerarchico per cui nella società chi ha letto il giornale va al bar, parla con qualcuno e dice ho letto che Giavazzi ha detto XY per la quinta volta di fila. E quindi, come si dice, influenza in questa maniera, diciamo, gerarchica dentro la società. Quindi non è che si può sottovalutare i giornali. I blog sono un mercato molto in cui i costi per entrare sono molto bassi, perché costa pochissimo iniziare un blog. Questo è un cosiddetto mercato delle superstar, che è un termine tecnico. Cosa vuol dire? Che la distribuzione di quanti click ci sono è molto disuguale, è disuguale come la ricchezza, cioè un fenomeno che capita in tanti fenomeni sociali anche lì, e a questo punto però c'è lo spazio per quelli molto bravi come Alberto, ad esempio, a emergere. Il dato interessante che mi fa riflettere, come infatti lo dirò a Boeri, ma spero che se ne sia accorto, Goofinomics fa più click della voce. Io sono un rompipalle, l'ha scritto Alberto su Twitter, sono andato a verificare su Alexa, che ve lo consiglio, alexa.com, è un sito dove guardare i ranking, cioè le graduatorie, Goofinomics è sopra la voce, quindi questo è interessante da dire, e è onesto dirlo. Credibilità, crisi. Allora, voi andate a vedere che, per esempio, i giornali hanno un calo secolare delle vendite, cioè non ci sono santi. I giornali calano da decenni, questa è proprio una cosa strutturale che va avanti. Quali sono i giornali che si sono salvati di più durante la crisi economica? Alcuni di quelli che ha nominato Stefano, l'Economist, il Financial Times, il Wall Street Journal. Perché? Perché sono credibili, perché hanno dentro contenuti forti, hanno un alto valore aggiunto.
quello che vuole, il tema è stato sollevato per esempio da Chomsky, che non è esattamente un liberista, nel senso Chomsky è uno di sinistra, quando un altro l'ho sentito parlare a MIT diceva ci sono i due partiti di destra americani, cioè il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Cosa dice Chomsky? Ha scritto un bellissimo libro con, sui mass media e, in cui dice, ma in realtà sui giornali popolari tipo il Sun possiamo fare spin, cioè spingere le notizie in una certa maniera, ma col cavolo che lo possiamo fare sul Wall Street Journal o sul Financial Times, perché questi sono i giornali per, con cui i businessmen, quelli che hanno dei fondi hedge fund, decidono, quindi vogliono sapere la verità, non vogliono lo spin. Cosa se ne fanno dello spin? Devono decidere, se seguono uno spin e comprano un'azione che crolla, hanno fatto una stupidaggine. Quindi questo tema della credibilità è importante. Nel momento della crisi, vedete che le vendite di questi giornali sono andate bene, quelle secolari dei giornali sono continuate a scendere. E a questo punto, anche tornando ai blog, un blog credibile si avvantaggia. Ma non solo, c'è anche Twitter, di cui sono un fan forte, è una specie di microblog e quindi conta la credibilità. Cioè c'è un capitale di credibilità che ti crei piano piano e a questo punto questo determina quali sono gli account di successo e quelli meno. Perché quelli che hanno alto valore aggiunto, sono credibili, sparano poche sole, vanno avanti. Gli altri fanno fatica e ogni tanto le persone direttamente si stufano e se ne vanno, nel senso di come persone che stanno su Twitter. Meglio di Facebook, perché Facebook, cioè almeno il vantaggio di Twitter è 140 caratteri, basta. Concorrenza. Allora, concorrenza qua diciamo che è importante, se voi volete vedere tante posizioni diverse, è più semplice vederle se ci avete tanti, tanti media che sono in concorrenza tra loro. Io sono stato 5 anni in Inghilterra, i tabloid, cioè i giornali popolari, si ammazzano, cioè per avere la notizia e per dare il buco agli altri. Sono molto aggressivi tra di loro. In Italia, per esempio, a me è capitato, io ho scritto per un po' per il Sole 24 Ore, adesso scrivo per il Corriere, cioè c'è questa tendenza, per esempio, a non essere gentili con gli altri giornali. Non va bene, cioè non è bello, è meglio la concorrenza. Perché? Perché la concorrenza permette di avere una pluralità di visioni. La cosa la vedete adesso, tanto per parlare del concreto, con i TG. Quindi la roba più importante, vi ho detto, sono i TG. Una situazione, io dico, da esperto di mass media, dico questo, una situazione di melassa renziana come quella attuale, io non l'ho mai, mai vista. Cioè, non è che, ma lo vedete, cioè non è che mi sono svegliato e ho deciso di dire sta roba qua per dirla. Cioè, vedete, avete i dati dell'osservatorio di Pavia, non ho azioni, non possiedo azioni dell'osservatorio di Pavia, anche se sono di Pavia. Ci sono i dati sui tempi dei politici, i tempi dati a Renzi e al PD sono giganteschi e a motivo di un certo patto, che forse avete sentito nominare qualche volta, cioè patto del Nazareno, i tre canali di Mediaset controllati da Crippa, Giorgio Crippa, che è quello che decide l'informazione dentro Mediaset, sono benevolissimi sui TG. Non fatevi fregare dai talk show. I talk show li guarda il 10%, sono i TG che contano. I TG, con diciamo una lodevole eccezione di La 7 che è un po' più varia, ma i TG, Rai e Mediaset, sono estremamente, estremamente buoni con Renzi, mentre quando c'era Berlusconi o Prodi o D'Alema o Amato, c'era la diversità tra Rai e Mediaset e i canali Rai controllati da Berlusconi e controllati dalla sinistra. Questa cosa qui adesso non c'è, ma questo è preoccupante. Cioè, bisognerebbe, chi ce l'aveva con Berlusconi controlla il sistema mediatico, bla bla bla, dovrebbe preoccuparsi. Dentro il PD ci si deve preoccupare, perché c'è una assenza di concorrenza che è che va male, preoccupati. Vi faccio due esempi. Allora, un esempio è l'IRAP. C'è l'IRAP, sapete, esiste una tassa che non piace tantissimo, che si chiama IRAP. Quanti di voi sanno che il taglio dell'IRAP nel 2014, che era stato deciso ad aprile 2014, cioè in sede di documento di economia e finanza, è stato rimangiato via. Lo sapete, il 30%, non so se siete timidi, il 30%.
E certo, va bene. Non, questa cosa, cioè, in un'altra situazione, in Inghilterra, una cosa del genere avrebbe visto i media, in particolare i TG, azzannare alla giugulare il governo. Avete visto sta roba qua? Io non l'ho vista. Un altro esempio che ho trovato eclatante, non ci sono grafici, però una volta stavo guardando il TG1 a mezzogiorno e c'era il dato sulla fiducia dei consumatori. Il dato sulla fiducia dei consumatori è importante perché ci dice se la gente c'ha voglia di investire, in questo caso di spendere come consumatori. Allora il dato era il seguente, cioè io sono rompipalle, sono andato a vedere qual era il numero. Il numero era che la fiducia dei consumatori era aumentata dal 101,9 al 102. Ripeto per gli arteriosclerotici, 101,9 a 102. Allora, grafico al TG1, che è l'ammiraglia dei TG, bene, non era la sera, però comunque era mezzogiorno, c'era un freccione con una pendenza 1 così. E io ho detto... L'Himalaya. Questo come ci insegnano Marcello... Come ci insegnano Marcello e Stefano, questo è spin, ma puro, ma però, cioè da deficienti, scusate, c'era, però hanno avuto il bel garbo perlomeno di scrivere in piccolino, tipo le note sul TAEG, 101,9 che passa a 102. E statisticamente, ve lo dico io, ve lo posso dire gli economisti e gli statistici, non vuol dire un cacchio, cioè 101,9 è piatto, vabbè. Ok, poi, i bias, come si dice... I bias sono delle scelte per cui i media si comportano in un certo modo, c'è un equilibrio, cioè c'è una situazione stabile per cui tutto ciò va avanti. E con delle informazioni sbagliate, io qua lo vedo su due temi. Uno, il tema dell'euro, cioè le posizioni, quando ho cominciato a interagire, a litigare con Alberto e Claudio e altri amici su Twitter sull'euro, mi sono reso velocemente conto del fatto che gli argomenti che utilizzavano sono gli argomenti di una parte della macroeconomia, si chiama così, economia monetaria internazionale, che è la materia, che è una parte della macroeconomia. Sotto materia si chiama teoria delle aree valutarie ottimali. Io ho fatto la tesi con Alberto Maiocchi nel 97 su come deve funzionare la politica fiscale in Unione Monetaria Europea, cioè prima che arrivasse, e queste sono le argomentazioni, cioè questa è la teoria economica standard su sta roba qua. E io, benissimo, io do diversi pesi ai pro e ai contro, ma è questione che se Alberto dà un peso 50 a un tema, io ne lo darò 10 e viceversa, ma quelli erano gli argomenti. Vedevi che nel consenso pro-euro venivano fuori delle posizioni tipo, guarda quella macchina che si sta schiantando a 100 km all'ora contro un metaforico muro. Cioè argomentazioni assurde, mi ricordo l'esempio per esempio del prezzo della benzina. Io ho sentito, cioè veramente, dico, quando c'è qualcuno dalla tua parte che difende la posizione che ti piace con delle argomentazioni assurde, ti viene un po' male. Il prezzo della benzina ha per la maggior parte accise e IVA, il prezzo del petrolio è piccolo, spiegatemi come cacchio fa il prezzo della benzina a esplodere dopo che usciamo dall'euro. Cioè, 7 volte! Cioè, usate le argomentazioni giuste, perché altrimenti è facile e non posso manco darvi ragione. Cioè, se è un'argomentazione minchiata non vi do ragione anche se siete dalla mia parte, mi spiace. E un altro tema è per esempio le pensioni. Questo so che sarà meno. Sulla riforma delle pensioni, il livello della discussione giornalistica fa schifo, perché se voi vedete i dati di finanza pubblica del governo italiano, se noi siamo messi bene nel medio termine, cosa intendo? Io parlo dico robe tecniche, ma le metto sul concreto, cioè quanto spendiamo di pensioni sul PIL in futuro, noi abbiamo una gobba di spesa che la riforma Fornero ha tagliato in parte, ok? Quando è che le cose vanno bene in termini di spendere una cifra sostenibile sul PIL per pensioni? Tra 15 anni. Se voi leggete una cosa che chiaramente mi è capitato di chiacchierare con Colaninno alla televisione, chiaramente non aveva letto un cacchio di sto documento, la nota d'aggiornamento al DEF, dove il governo dice come stanno andando le cose durante l'anno. La nota d'aggiornamento al DEF è 70 pagine, spieghiamo come sarà la manovra, 60, avrebbe come sottotitolo grazie Elsa Fornero di aver fatto la riforma delle pensioni tale per cui i nostri conti nel medio termine sono a posto. Sta roba qua l'avete letta sui giornali? L'avete sentita in televisione? No, malissimo,
è male, non siete stati informati giustamente. Perché? Perché la riforma Fornero, per l'errore chiaramente grave, serio, degli esodati, è solo collegata al tema degli esodati, che tra l'altro sono stati salvaguardati fino al 2014. Il resto, l'effetto macroeconomico della riforma delle pensioni è eclatante, è una cosa che deve essere fatta. La leggete questa cosa sui giornali? No. Male, questo è uno dei temi dove ci vorrebbe più informazione e meno spin. Lo spin dipende dal conformismo spesso, cioè dal fatto che devi dire le cose che dicono tutti gli altri. Okay? Beh, non sempre dire quello che dicono tutti gli altri, Alberto ci insegna, è una bella idea. Ok, ultimo punto, 6, Filippo Sensi. Allora, è vero, Filippo Sensi ha questo di caratteristica, è molto, molto intelligente, è un conoscitore della politica americana e della politica inglese. Okay? La politica inglese è il regno dove è nato lo spin. C'era questo spin doctor di Blair chiamato Alistair Campbell, che è un po' il maestro di chi fa spin. Okay? Fino a dei livelli pesanti, perché quando ero in Inghilterra c'è stato un famoso caso al Ministero dei Trasporti, quindi al 2001, 11 settembre 2001, sapete cosa è successo? Torre delle Gemelle, che è successo? Che il giorno dopo Steve Byers, che era il sottosegretario ai trasporti, manda un'email interna di questo fatto leakage, cioè è arrivata fuori, in cui diceva: oggi è un giorno perfetto per mettere fuori cattive notizie. Cioè è successo giustamente un caos furibondo, perché questo qua diceva: ah, c'è stato l'11 settembre, mettiamo fuori, se Brigitte se lo ricorda, un caos tremendo e giustamente uno scandalo per questo qua che usava lo spin in questa maniera veramente perversa e ipercinica. Il dato interessante di Filippo Sensi, su cui i giornalisti italiani non riflettono a sufficienza, è che Filippo Sensi conosce bene lo spin, ma per cosa è famoso Sensi in Inghilterra? Perché in Inghilterra sono seri, quindi il giornalismo inglese è in media molto serio e molto aggressivo. Cosa è successo? Che un ministro della difesa, che mi sembra si chiamasse Fox, disse pubblicamente: io questo tizio non l'ho mai conosciuto. Non mi ricordo più chi fosse il tizio, ma il fatto era: il tizio XY io non l'ho mai conosciuto. Cosa ha fatto Filippo Sensi, gran conoscitore della politica inglese? Ha messo sul suo blog la foto di questo ministro Fox che andava a braccetto, tipo un po' anche all'italiana, a braccetto, chiacchierando amabilmente con la persona XY, a proposito della quale aveva dichiarato di non conoscerla assolutamente. Che succede in Inghilterra per una roba del genere? Dopo, non mi ricordo, due giorni, il ministro Fox è dimesso. La questione è la seguente: i giornalisti italiani dovrebbero applicare a sé. Che è successo? Ah, c'è un'interferenza di Sensi, vabbè. I giornalisti italiani dovrebbero applicare a Sensi quello che lui ha fatto in Inghilterra, per il bene del paese, per il bene dell'audience, per il bene dell'informazione. Perché invece bisogna fare la muina e la cosa che racconta Stefano dentro a livello dei vertici europei? Non va bene, nel senso, il fatto che ci sia un mercato dell'informazione è una buona cosa, perché tramite la concorrenza di persone che offrono contenuti, le persone, i cittadini sanno di più. Però tutti quanti, cioè è buona cosa che le persone si informino, è buona cosa che le persone trovino informazioni da fonti accreditate, attenzione che quelli che sono informati di politica sono una minoranza. Quindi il tema principale per il futuro, a mio parere, è i telegiornali. Questo è il tema di cui bisogna occuparsi, perché i telegiornali sono in una situazione assolutamente di assenza di concorrenza, peggio di quanto Berlusconi era in concorrenza con il Partito Democratico. E qua chiudo. Wow, allora, è stato di parola, è stato molto efficace, divertente. Io però ho tante domande, non so se riuscirò a farle, però... No, allora, però almeno la parola ad Antonello. Finiamo in mezz'ora. Perfetto. Sono molto più breve di mezz'ora. Ecco. Molto.
Allora, Tonello Angelini fa parte però anche lui. Mi diverte anche fare un po' di così di scambio con Marcello, con Puglisi, con Feltri. Io due cose, velocissime, mi sono appuntato, cioè anche nelle piccole cose, andrò proprio nei dettagli. Quello che noto, che abbiamo notato, prendo alcune cose che ho visto negli ultimi giorni, no? Cioè come si danno i nomignoli, il nome e cognome alle persone e quindi come si riesce a delegittimare intrinsecamente il messaggio delegittimando la persona, no? Allora, negli ultimi giorni ho letto, no, per esempio su Panorama, la tana dei no euro, perché è una tana qua. Il talebano Bagnai, eccolo. Poi, non so, leggiamo in continuazione la xenofoba Le Pen, il razzista Salvini, la populista Meloni, fino ad arrivare lo scalmanato Angelini, una persona ha scritto. Cioè perché contestare qualche cosa diventa lo scalmanato. Allora io dico, ecco, forse la critica che deve farsi il mondo anche il giornalismo, perché finché questo se lo dicono i politici tra di loro che fanno il gioco delle parti, cioè io sono contro il centrodestra, quell'altro è contro il centrosinistra e tendo di, no? Però i giornalisti ripetono a pecora questi slogan e questo è sbagliato perché non si dà la possibilità alle persone... Vedono a pappagallo, scusa. Oppure seguono come le pecore, voglio dire. E quindi questa è la cosa che mi infastidisce quando vedo i talk show, quando vedo i telegiornali, qualunque o leggo soprattutto i giornali. Cioè, se i giornalisti riuscissero a fare uno sforzo nel non usare questi termini, ma dire, so, economista Bagnai, so, il rappresentante del centro-sinistra, del centro-destra, della Lega, semplicemente dicendo, criticando o non criticando quello che dice, non... questo è il primo punto a cui poi dopo chiedo a Marcello il perché accade tutto questo, se è sempre effetto dello spin, oppure è semplicemente un ripetere a pappagallo. L'altra cosa che mi ero appuntato divertente è che si è molto parlato del metodo Juncker. Quindi il metodo Juncker, no, quello che abbiamo visto ieri, per chi non c'era, qualcuno non c'era, si fa un provvedimento, si aspetta un po' di tempo, se non ci sono reazioni si va avanti sino al punto di non ritorno. Però ecco, il metodo Juncker poi viene aiutato dai giornalisti e dalle testate, perché per esempio, prendo un esempio tipico, aprile del scorso, viene fuori, e credo ne abbia parlato Claudio Borghi, io ci ho scritto sul mio blog, ma veramente non ho visto molte cose in giro, del European Fund of Redemption. Redenzione, ricordiamo, no, che in tedesco debito si traduce peccato, se non sbaglio, qualcosa del genere, quindi redenzione dal peccato del debito. Una cosa che comunque dovrebbe quantomeno interessare o allarmare, perché cambierebbe anche le possibilità nostre e non solo, e di tutti i paesi, diciamo, in crisi in questo momento, perché oltre al fatto di prevedere, diciamo, di dare a garanzia dell'eccedenza del debito oltre il 60 punti di PIL, dei beni reali come, so, l'oro, delle tasse dedicate o non so cos'altro, c'è un punto che ci toglie una grande alternativa, cioè il fatto che la ridenominazione del debito sotto legislazione straniera, la parte eccedente sempre oltre il 60%, quindi quella che viene data a questo fondo, comporta il fatto che poi, so, per l'Italia che ha il 130 e rotti, una bella parte di questo aumenterebbe proporzionalmente alla svalutazione e quindi toglie o almeno diminuisce di molto le possibilità o appesantisce il modo di uscire dall'euro. Questo vale per noi, per tanti altri stati. Ah, ecco, io da aprile dell'anno scorso, sinceramente, non leggo tutti i giornali, non leggo tutti i blog, non sento tutti i telegiornali perché sarebbe impossibile, però a questo argomento mi appassiono e non ho letto nulla. Ah, chiedo, com'è possibile una cosa di questo genere? E qui vorrei Marcello,
o Feltri che mi dessero una risposta, cioè perché alcuni, praticamente quasi tutti non ne hanno parlato, di una cosa così grave o così importante, diciamo importante, per me grave, ma sono punti di vista, importante. Allora, riprendo un attimo la tua... Poi ti passo la parola. Riguardo il primo punto, quello di etichettare qualcuno con un nomignolo è un mal costume che ad esempio in Italia conosciamo bene. Negli anni 70 chi non era di una certa parte politica era etichettato fascista, reazionario, eccetera, tempi passati. Però se voi negli Stati Uniti, ad esempio, io non sono così entusiasta come Riccardo Puglisi sulla stampa inglese e americana, perché se scavi un attimo ti rendi conto che hanno anche loro i bei problemi, ma è uscito in questi giorni negli Stati Uniti un libro della star della CBS, una delle più grandi televisioni americane, la quale, ma proprio era come se fosse la Lilli Gruber italiana dei bei tempi, no? Racconta come le pressioni che riceveva sistematicamente dai vertici a CBS per assecondare in modo acritico certe politiche dell'amministrazione Obama, e soprattutto come se c'era un se c'era un intellettuale vicino ai democratici veniva presentato come il professor tal dei tali dell'università di Harvard, e se c'era un intellettuale di centrodestra era il neoconservatore, il conservatore, il populista, il noto reazionario. Questo alle televisioni americane, la CBS. Allora, questa è una tecnica ben nota, perché la gente, siccome non analizza ma basa il proprio giudizio sulla percezione, se tu riesci a mettere un'etichetta a qualcuno, il gioco è fatto. Questo può dire le più grandi verità, ma nell'immaginario collettivo resterà come l'eretico, lo strano, quello che per natura è notoriamente inaffidabile, anche se ha ragione. E qui occhio a Fassina e dottore, perché stanno qui adesso, gli affibbieranno anche a loro il nomignolo, rischiate, no, brutto. Fassina. I ribelli per adesso, ma c'è di peggio. Mette su... Gli Mentre sul secondo punto, la ragione per cui non c'è grande preoccupazione su questo fondo è perché non esiste. Cioè, sono almeno da quando io mi occupo della crisi dell'euro che si parla dell'idea di questi fondi, di questo fondo, per dire sostanzialmente è un pezzo del dibattito sugli euro bond. Cioè, come facciamo a fare un debito pubblico europeo? Bisogna che ci sia una condivisione delle responsabilità, e quindi una delle ipotesi è questi fondi di redenzione in cui tu conferisci. Stefano, scusa, questo è un esempio, no, no, ma stando, perché poi lo so, il fiscal compact, il bilancio nel concreto, l'abbiamo visto spiegato prima. Sì, ma la ragione per cui non ci si eccita per questo Euro Redemption Fund è che è una proposta di un panel di economisti tedeschi fatta a livello, diciamo, da think tank. Cioè, i think tank producono una marea di cazzate, se non è che uno può seguirle tutte. Questo è un'idea suggerita a questo gruppo di esperti da fare un brainstorming per il governo tedesco, e che in una rassegna europea in cui hanno detto quali idee ci sono in circolazione hanno citato anche questa. Non è entrata in nessun... Non è una proposta... non è una proposta incardinata in nessun percorso legislativo. Dove? Dov'è? Ecco, allora, Conti ha detto, allora, c'è talmente silenzio che neanche a Feltri, allora, è arrivato. Se è in un qualunque documento di lavoro della Commissione, io questo me lo sono perso. Ma da quello che so è così. Metti su Twitter il link. Io quello che ho visto è che non è una delle idee che sono in circolazione come tante altre. Però ti domando anche il fatto di, come dicevo prima, fiscal compact, il pareggio di bilancio. Voi lo avete visto su tutti i giornali, avete visto esaminare pro e contro prima? No, è stato approvato, grande silenzio, poi dopo approvato, dopo qualcuno si è svegliato. Ecco, Borghi fa vedere il documento. Allora ci aspettiamo doppia pagina sull'European Founder Redemption, in settimana. Allora, visto che stiamo facendo il fact checking, che è sempre cosa buona e giusta, Claudio Borghi segnala giustamente che
nelle conclusioni di un expert group on debt redemption fund, però che nel sito della Commissione Europea. Nel sito della Commissione Europea c'è anche questo: UE vero o falso? La Commissione vuole approvare lo European Redemption Fund, ma sarà vero? È falso? Si parla in questi giorni sui media italiani di un presunto piano della Commissione Europea per creare un fondo per il rimborso del debito. E dice appunto che questa relazione finale di un gruppo di esperti che ha tenuto 7 incontri a settembre e marzo 2014 riflette esclusivamente i punti di vista e le valutazioni personali dei suoi membri, che sono stati nominati a farvi parte a titolo personale. Le opinioni contenute non possono essere attribuite alla Commissione Europea né a nessun altro istituto o ente. Quindi è un tema che è nel dibattito, ma non è una posizione. Allora, lo stesso gruppo di esperti, la cui presidente si chiama Tumpel-Gürgel, non aveva il compito di prendere alcuna decisione, né tantomeno avanzato proposte, si è limitato unicamente a prendere un'analisi approfondita di due questioni: il fondo per il rimborso del debito a titoli debito europei a breve termine, bla bla bla. L'idea di avere garanzie su beni reali nel quadro del fondo per il rimborso del debito non è del gruppo di esperti, ma proviene dal Consiglio tedesco degli esperti economici, e poi il nome tedesco non ve lo so leggere. Bisogna altresì specificare che questa idea non è stata condivisa dal governo tedesco. Beh, mettiamola così, che siccome i tedeschi in Europa contano qualcosa, appena un filino... Non dico mica che l'idea non ci sia, dico che è un tema di dibattito. Di noi e di qualcun altro, io il cetriolo lo vorrei vedere arrivare da lontano e non accorgermi un po' troppo tardi, ecco. Soltanto questo. No. Direi che questa metafora ci riporta naturalmente verso l'appuntamento con il pranzo. Diciamo, assumere molte fibre dalla parte giusta è la chiave di un'alimentazione corretta. E forse passo la parola a Marcello per una rapida sintesi del dibattito. Dall'anno prossimo il Goofy compleanno sarà organizzato da Rick Puglisi, che su Twitter è stato incoronato a furor di popolo, diciamo, il nuovo leader del movimento. Io diciamo... Ma, comunque la conclusione è che anche il giornalismo deve fare qualche riforma strutturale, commettiamola così. È una giusta sintesi? Io direi che è stato un panel vivace, appassionante. C'è solo due punti. Mi sono appuntato due frasi che tu hai detto, Stefano, che sono, secondo me, fondamentali. Tu dici che questo modo in cui le questioni europee vengono proposte sono state costruite in modo volutamente complesso. E poi tu hai detto una frase che mi ha raggelato, anche se non mi ha sorpreso: non è compatibile con le regole democratiche. Allora la domanda che ti pongo è: non è che proprio questo aspetto dovrebbe essere al centro del dibattito pubblico? Diciamo, se non fosse che Alberto ha fame, potremmo discuterne per altre 12 ore di questo, però è il tema questo, nel senso che capire in che modo, cioè quale cessione di sovranità è legittima e quale no, è una grossa... No, non è vero che nessuna, perché la Costituzione è legittima cessione di sovranità. Allora... Ragazzi, cioè, non prendetevela con me, prendetevela con i padri costituenti, io non ero nato, non è colpa mia. Allora, secondo me il punto è questo. Le regole, prendiamo appunto la questione del rigore, dell'austerità. Ce n'è una parte che io posso accettare, perché è inquadrata nella democrazia rappresentativa che noi, cioè, non abbiamo scelta noi, ma che è così. Cioè, i regolamenti europei del six-pack, del two-pack... Io trovo, come dire, spiacevole se volete che siano fatti come regolamenti, quindi direttamente applicativi, ma così funzionano le regole. Ma perché a un certo punto viene deciso dai tedeschi che si fa un trattato internazionale di fiscal compact che è fuori dall'ordinamento comunitario, che lo scavalca, che si sovrappone, lo dicono overlapping, cioè sullo stesso tema ci sono due regole diverse, incompatibili, e quindi tu non riesci neanche più a capire che cosa è imposto dall'Europa, diciamo, dal processo di integrazione, che cosa invece direttamente dal governo, perché un trattato internazionale è una scelta governativa, non è una scelta comunitaria. Allora, questo tema è cruciale, però è complesso, cioè quale sovranità stiamo cedendo, con quale grado di consapevolezza e con quale grado di dibattito. Allora, sinceramente, nel momento in cui uno accetta la democrazia rappresentativa e non la democrazia diretta, accetta di delegare una parte delle scelte. Cioè, io credo che quello che non abbiamo capito in Italia è che noi abbiamo aggiunto un livello
alla democrazia rappresentativa, cioè noi adesso eleggiamo i parlamentari, ci aspettiamo che i parlamentari scelti da noi in qualche modo influenzino al margine, direbbe Puglisi. Il problema però è l'elezione. No, fammi finire solo un attimo, ragione. Influenzino il dibattito e le scelte del governo un pochino, cioè uno elegge Fassina invece di Gutgeld, si aspetta che Fassina tiri da una parte mentre Gutgeld tira dall'altra. Noi abbiamo aggiunto un livello, cioè noi eleggiamo un governo che deve tirare il dibattito europeo un po' da una parte e un po' dall'altra, quindi c'è un livello ulteriore, il Parlamento europeo non funziona in questo, non ha senso. Allora, bisogna capire, cioè se ci sono delle cose che si inseriscono in questa filiera, è molto più distante da noi, ma è legittimo. Se si mettono parallelamente, cioè io vedo con una certa preoccupazione il ruolo della BCE in questo momento, dal lato dell'ingerenza sulle politiche pubbliche, cioè non trovo legittimo, per esempio, che Draghi, di cui io ho la massima stima, sia un interlocutore del governo italiano sulla politica economica italiana, perché non c'entra niente. È una bravissima persona, Draghi ha salvato il mondo, forse, chi lo sa, però non c'entra niente con la riforma del lavoro italiana. Allora, se le cessioni di sovranità sono parallele al percorso democratico, dovrebbe esserci una grande attenzione. Però queste regole oscure così sono diventate non neanche discutibili. Quando una cosa non la puoi discutere, non ne puoi neanche tradurre in un provvedimento qualcosa da votare, quindi in un dibattito democratico. Questo la trovo un po' preoccupante. Bene. Allora, io direi, chiudiamo qui, Alberto? Diciamo così, un'ultima notazione: se sulla stampa italiana ci fosse il livello di vivacità, anche competenza e precisione nelle citazioni che abbiamo avuto modo di apprezzare oggi, forse la qualità della stampa italiana sarebbe un po' più alta rispetto a quello che è. Tra l'altro, per quel che mi risulta, nella debacle totale non mi pare che il Fatto Quotidiano stia andando malissimo, come è piccolo, ma non mi pare che cali. Nel mio prossimo libro mi occupo un pochino di più del problema della stampa, perché in realtà noi abbiamo due problemi in Italia. Uno è l'articolo 18, quello del Regio Decreto che chiedeva agli accademici il giuramento di fedeltà a fascismo, e lì 20 persone si rifiutarono, dissero quante? 6, 12, ma io sono di manica, sì, che è un libro di 430 pagine, esattamente come gli economisti che hanno firmato l'ultimo appello, i 430 o 340, non ricordo, tanto è un numero fasullo, l'ultimo appello, no? Allora, un primo problema è nella mia professione, perché non esiste la disponibilità a dibattere il tema con serietà, e di fatto qui c'è, abbiamo la nostra nuova mascotte qua, ma di fatto il giuramento all'eurismo l'hanno firmato tutti. Adesso io voglio vedere cosa succederà quando si accorgeranno che Zingales ha detto che è meglio avere 2 euro, che è meglio monetizzare il... Esatto, 2 euro in tasca, che è meglio monetizzare il fabbisogno, no? Cioè uno spiaggiamento di capodogli rosa, perché rossi no, che pensavano di avere il cervello 5 volte più pesante di quello di un umano, e che sono andati a farsi sorpassare a sinistra nell'ordine dal Fondo Monetario, dalla BCE e dalla Bocconi. Io dico, la mia professione ha un grosso problema. E poi ovviamente a valle c'è il grosso problema dell'informazione, perché mettetevi nei panni di un politico, qui ce ne stanno di varie sfumature, diciamo dal grigio al rosa, quello che consente, oggi non c'è più il rosso e il nero, quello c'era al tempo di Stendhal, oggi si va dal grigio al rosa. Allora io dico, come fanno anche loro a farsi un'idea? Gli intellettuali organici, essendo organici, si sono decomposti, cioè ormai sono nella pattumiera della storia. I giornalisti, diciamo, se devono scegliere fra ripetere quello che dice Valentina Nappi e quello che dice l'Economist, si schierano convinti dalla parte della Nappi, e noi possiamo anche capirli, però, diciamo, quindi veramente esiste un serio problema di democrazia causato dall'atteggiamento degli intellettuali, del quale nel testo cerco anche di indagare le motivazioni, no? Perché l'intellettuale segue il soldo fondamentalmente, come è anche giusto. È difficile far capire... Eh?
No. Ah sì, non è la fidanzata, hanno un rapporto un po' conflittuale. Poi ti spiego i tecnicismi in separata serie a microfoni spenti. E naturalmente l'altro problema è causato dal conformismo che, appunto, sono assolutamente d'accordo con l'analisi di Marcello, non c'è bisogno di credere in un enorme complotto, per meglio dire, ne basta uno, gli altri seguono, e questo è. Quindi noi anche per questo abbiamo dato spazio, tornando all'inizio della sessione, a Carmen, perché prima di internet tutto questo non sarebbe stato possibile. Dopodiché internet, per carità, l'hanno fatto gli americani per controllarlo e sapere chi siamo, perché noi ci autoschedassimo fondamentalmente, va benissimo, però noi non saremmo qui se non ci fosse stata la possibilità di aprire un blog. E questo, secondo me, è un fenomeno che almeno all'inizio è stato un po' sottovalutato dalla controparte. Detto questo, sarebbe anche ora di andare a mangiare. Il ristorante è quello di ieri, loro sono pronti all'1:30, cioè praticamente adesso. Vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo un'oretta per rilassarci.